gira voce che trovare investimenti in Serie 1 vale più facile. Cazzata, nel senso che è estremamente difficile, nel senso che è vero che ci sono tanti tanti soldi, è molto facile andare a parlare con potenziali investitori, angel, fondi, gente ricca che vuole differenziare il proprio investimento, questo è molto facile, tutti li ascoltano, però quello che non emerge magari, non so se leggete Wired, queste cose così molto naive per alcuni prazzi, quello che non emerge è che in realtà là ci sono veramente tante, 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 tantissime startup. Si parla, dati dell'anno scorso, di 100-150 startup che nascono ogni giorno. Ogni giorno, ragazzi. Quindi tu arrivi là, sei straniero, c'è il tuo produttivo, è molto difficile emergere. L'altra cosa è che non ti raccontano che tu parti da qua pieno di belle speranze, arrivi là, il mondo che ti scontri è di gente ovviamente brava tanto quanto te, se non di più, ma che ha vissuto in quel contesto lì negli ultimi 5-6-10 anni, che durante l'università ha conosciuto fondi, angel, il figlio del venture capital, ovviamente non network umano come avviene da tutte le parti, e quindi tu non conosci nessuno, quindi arrivi là, non hai un network, e la gente ti ascolta, però poi ti dice sì, vabbè, però già sei italiano, quindi sei pigro, non fai tanta bella figura, ci piace andare in vacanza, lavoriamo poco. Poi hai tutto il team in Italia, quindi, oh mio Dio, come faccio a darti dei soldi che io non vedo il team e questi sono lontani? E poi probabilmente c'è qualcosa di simile a quello che fai te, però fatto da americani che sono lì sotto il loro controllo, arrivano da Stanford, hanno, sai, tutti i bollini che devi avere per essere finanziati. Noi i soldi li abbiamo raccolti da un angel quando abbiamo avuto anche noi il bollino di MindBridge, che comunque è un'entità statunitense, ha una buona credibilità e ha un network molto ampio. C'è un'altra cosa da dire, finché non hai investitori a bordo fai un po' quello che vuoi, cioè se tu sei contento di fare un'azienda che alla fine dell'anno siete in quattro e avete fatto $200,000, bene, se hai degli investitori non è che lo puoi fare tanto, perché comunque devi rendere conto a della gente che ti ha dato dei soldi per guadagnarne molti di più, quindi devi anche tenere, cercare di andare verso dei trend di crescita diversi da quelli invece è tutto tuo, dipende tutto da te, e sei te con te stesso.